L'angolo giusti, il calcio a 360 gradi, a cura di Natale Giusti. Allora, la SPAL è al 18° posto nella classifica di Serie A, terz'ultima, quindi praticamente in questo momento sarebbe in Serie B, con 17 punti, a meno 46 dal Napoli e a meno 4 dal Crotone, che in questo momento è l'ultima squadra a salvarsi. La SPAL, per quanto riguarda lo score di questa squadra, ha realizzato finora 23 gol e ne ha subiti 46. Con i 23 gol fatti si tratta del 13° attacco della Serie A. Non è malvagia. Mentre con i 46 gol subiti rappresenta la terz'ultima difesa del campionato, la 18esima praticamente. Che d'altra parte rispecchia proprio la classifica. Le difese rispecchiano sempre poi la classifica. Infatti, peggio in quanto a gol subiti hanno fatto soltanto il Verona con 48 gol e il Benevento con 56 gol subiti. I calciatori con maggiori presenze della squadra sono Lazzari, l'ex Cagliari, Lazzari con 24 presenze, poi abbiamo Viviani con 23, Paloschi e Vicari con 22, poi abbiamo Mattiello che domani è squalificato e non giocherà contro il Napoli, Gomis e Schiattarella con 21 presenze e via via tutti gli altri. I principali realizzatori della squadra sono Antenucci con 6 gol, che domani dovrebbe giocare quasi sicuramente, Paloschi 5 gol, Floccari e Viviani con 3 gol e Rizzo con 2 reti. L'atteggiamento tattico della SPAL dovrebbe essere improntato al 3-5-1-1 con Meretti in porta, la difesa a 3 dovrebbe essere costituita da destra verso sinistra da Salomon, Vicari e Felipe ex Udinese, a centrocampo sempre da destra verso sinistra primo Lazzari, Schiattarella, Viviani, Grassi ex Napoli e Costa, il trequartista Kurtic di supporto ad Antenucci. Del periodo negativo della SPAL abbiamo già parlato prima, la SPAL ha vinto solo una delle ultime 13 gare del campionato. Nel 2018 si attende ancora la prima vittoria della SPAL. Forse il caso. Non credo sia il caso, assolutamente. In porta, appunto, abbiamo Meretti, come abbiamo detto, appunto, oggetto del desiderio del mercato del Napoli la scorsa estate. Che dopo un buon inizio del portiere Gomis, in pratica si è preso il posto dello stesso Gomis che aveva ben figurato. Anche perché Meretti era infortunato. Esatto. Ad inizio stagione uno dei perni della difesa della SPAL è sicuramente Felipe, ex Udinese, che anche lui non segna un gol in Serie A da agosto del 2016. Anche questo è meglio rimandarlo. Un centrocampo poi che si basa su alcune individualità come l'esperienza di Lazzari, ex Cagliari, la gamba e la buona tecnica di Grassi, appunto di proprietà del Napoli, e che purtroppo però non ha avuto mai grossa fortuna qui da quando fu acquistato 2 anni fa. In attacco, vista l'assenza di Borriello, la SPAL può contare su Antenucci, che è stato appunto coinvolto in 9 delle 15 reti casalinghe della SPAL. Floccari, con i 2 gol segnati in campionato, è il giocatore più anziano, diciamo, della Serie A ad aver siglato almeno 2 gol in questo campionato, tra l'altro sempre fuori casa. E poi abbiamo Paloschi, che non dovrebbe partire dal primo minuto, che fu autore del pareggio contro l'Inter. Per quanto riguarda un po', diciamo, le due fasi tattiche, quella di possesso palla, quindi quella passiva e quella attiva. In fase di possesso palla la squadra di Maurizio Semplici si affida molto spesso alle ripartenze che vengono azionate spesso dai due esterni di centrocampo, Lazzari e Costa. Al San Paolo però è molto probabile che la SPAL operi soprattutto nella fase difensiva, quindi di non possesso palla, e quindi in fase di non possesso il 3-5-1-1 diventerebbe una sorta, come dicevamo prima, di 5-4-1 con i due esterni di centrocampo Lazzari e Costa, una cosa molto abbottonata, diciamo, che scaleranno sicuramente sulla linea dei difensori, mentre Kurtic il trequartista scalerebbe poi sulla linea dei centrocampisti. D'altra parte la scelta di Kurtic è proprio improntata a questo obiettivo, con in attacco il solo Antenucci. In questo modo quindi Semplici crea in pratica due linee di difesa di centrocampo molto strette fra di loro, quindi quattro uomini più 5 di centrocampo, in maniera tale da creare densità e quindi togliere spazi agli attaccanti del Napoli. Molto probabile quindi, come dicevamo prima, il classico pullman davanti alla porta, perciò io ridevo Natale, due pullman, mamma mia. Infatti,
che potrebbe essere anche un doppio pullman, e quindi potrebbe essere importantissimo, secondo me fondamentale, per il Napoli sbloccare subito la gara per metterla chiaramente sul binario più favorevole, e quindi in discesa da questo punto di vista, perché queste gare, quando non vengono sbloccate subito, purtroppo poi diventano complicate, e il Napoli ha bisogno di una grande reazione domani, quindi da questo punto di vista speriamo che ciò accada e che si veda in campo poi anche nel risultato finale. Speriamo proprio sì, di sì. Poi una piccola annotazione, credevo lo dicesse Natale, attenzione anche alle punizioni di Viviani, perché sì, all'andata come si segnò contro su un fallo di Rog sì, che poteva essere evitato, proprio inutile, e ringraziamo Goulam e la sua azione personale, perché quella è una partita il Napoli avrebbe pareggiato molto cioè, molto si era messa molto molto difficile alla fine, quindi sempre per un singolo poi si rischiava sì, di pareggiarla appunto, esatto, oppure come è capitato esatto, di vincere partita in cui certo, si fortunò Milik per la sì, seconda volta sul, quindi 23 settembre nel finale, quindi sì, non è il caso di convocarlo, possiamo dire direi anche, che anche scaramanticamente meglio se si rinvia il tutto a all'amichevole di Lipsia, diciamo. Alla sorte di amichevole, diciamo. Vabbè, piccola annotazione, poi Leonardo semplice, insomma, credo sia stato il lapsus sì, sì, diciamo infatti, del momento, vabbè, insomma, sì, sì, dettagli, certo, qui squiglia. Certo.